Il 30 marzo del 2009 l'inizio della mistificazione mediatica. Una telefonata tra l'allora capo della Protezione Civile Guido Bertolaso e l'allora assessore regionale alla Protezione Civile Daniela Stati. Una strage, il terremoto del 6 aprile, senza colpevoli e senza verità. Così ieri L'Aquila, con 500 persone a rappresentarla e Vincenzo Vittorini in testa, si è data appuntamento per l'iniziativa Tutti convocati per una giustizia italiana che non dimentichi la strage del 6 aprile. Nella famosa telefonata Bertolaso parlava di operazione mediatica per rassicurare la gente. Il giorno dopo fu riunita la Commissione Grandi Rischi. Poi quello che tutta Italia e anche il mondo intero conosce, 309 morti. Significa che oggi, che è il giorno in cui è iniziato tutto, 7 anni fa, dopo la scossa del primo pomeriggio, inizia tutto, inizia l'operazione mediatica che ha portato a morte per omicidio 309 persone. Oggi è arrivato il momento di far sentire la voce non soltanto di noi familiari, non soltanto delle persone che non ci sono più, che parlano attraverso noi. È importante a 7 anni far sentire la voce di un'intera comunità che, se vuole ancora la verità, è arrivato il momento di esigerla. Perché? Perché fra pochi mesi si arriverà alla prescrizione. E di conseguenza calerà l'oblio sull'ennesima strage italiana di cui non si saprà la verità vera. Se questa è una cosa che finora abbiamo chiesto noi in pochi, però se da questa sera lo chiede un'intera città, probabilmente ci si arriverà. Ieri sono state proiettate le immagini dei funerali di Stato del 10 aprile. I parenti delle vittime hanno indossato delle maglie con la scritta «Rassicurato, avevo 16 anni» e così via, con l'età delle varie vittime. Un modo per esserci, per ricordare e non dimenticare, che però dovrebbe coinvolgere tutti gli aquilani, la città intera, la città che non si arrende. E invece spiace constatare che sono sempre gli stessi a battersi affinché sulla strage aquilana, a 7 anni dalla disgrazia, sia fatta piena luce. Oggi è anche l'occasione per spiegare. Perché, come ho detto ad altri, noi dentro il processo Grandi Rischi e dentro il processo di Bertolaso conosciamo ogni carta, ogni sillaba, ogni parola. Forse la città ne conosce molta di meno, l'Italia ne conosce molta di meno.